gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. Allora, con il responsabile della S Basket Gioia Tauro, Aldo Travia, facciamo il punto della situazione nella società di basket gioiese, piena ricca di ragazzi della nostra città che vogliono emergere in questa disciplina. Aldo. Quest'anno abbiamo iniziato, dobbiamo dire, senza una struttura, senza un campo. Abbiamo dovuto prendere qui la scuola media Pentivalli e pensavamo di avere un numero ridotto di bambini. Invece dobbiamo dire che Gioia Tauro è la piana soprattutto, perché abbiamo bambini pure di Tarionova, Rosarno, San Ferdinando. Dobbiamo dire che ha risposto bene, siamo arrivati quasi a 150 bambine. Dal lunedì al venerdì, dalle 2 alle 9, riusciamo a fare tutti i turni per garantire a questi bambini di praticare questo sport al meglio. Senti Aldo, cosa significa interfacciarsi con questi bambini, dare loro la possibilità di conoscere questo meraviglioso sport del basket? Guarda, è una cosa bellissima, soprattutto perché giorno dopo giorno vediamo i loro miglioramenti, il loro modo appassionato e la loro voglia che ci mettono nel praticare questo sport. E noi per loro faremo qualsiasi cosa, qualsiasi sacrificio, perché ogni giorno ci danno grande soddisfazione. Cosa ti ha colpito di più in questi bambini da quando avete iniziato questa attività? Mi ha colpito che non li vedo sempre col pallone in mano, sempre a palleggiare, nonostante qui mancassero e mancano le strutture nel giocare a pallacanestro fuori dalla palestra. Li vedo sempre con questo pallone in mano, provando a palleggiare, provando a fare esercizi che facevo in palestra. Una cosa veramente bella. Senti Aldo, avete notizie? Quando sarà di nuovo disponibile il palazzetto dello sport? Non lo sappiamo. È una data in definitiva, abbiamo dovuto affittare le palestre fuori, prima giocavamo a Rosarno e adesso abbiamo dovuto affittare il campo a Reggio Calabria, dove hanno dei costi e dove questi soldi vanno cacciati, tolti ai nostri bambini. In ottica futura sarebbe anche pensabile di riproporre la grande pallacanestro così come l'abbiamo avuta negli anni scorsi, negli anni passati a Gioia Tauro? Guarda, se il prossimo anno già abbiamo le strutture, il comune ci fa questo grande dono, chiamiamolo così perché ora come ora è solamente un dono, di avere un campo, stiamo proprio progettando il prossimo anno già di partire una promozione della Serie D con i nostri giovani. A microfoni spenti mi dicevi che ci tenevi a ringraziare gli sponsor che vi stanno aiutando in questa vostra, diciamo, carriera di allenatori dei ragazzi di basket di Gioia Tauro. Sì, volevo ringraziare innanzitutto la famiglia Frachea, che devo dire una cosa, non è stata proprio da noi chiamata nel venirci aiutare. Loro hanno i figli che vengono a giocare con noi e hanno visto la passione e i sacrifici che facciamo qui in palestra e hanno anche loro voluto contribuire a questo progetto qui insieme a noi. Possiamo fare un nome di un ragazzo che potrebbe a tuo avviso emergere da qui in pochissimo tempo? Tutti, non ce ne sono bambini meno forti, più forti, sono tutti sulla stessa base e speriamo che tutti possano emergere e diventare dei campioni in futuro. Senti, un'ultima cosa per concludere, il rapporto Aldo-Antonio Travia all'interno del campo di basket. È un rapporto che va oltre essere due fratelli. È un rapporto che ci riusciamo a completare a vicenda, è una cosa inspiegabile. Molti infatti ci dicono ma non sembrate fratelli perché ci capiamo solo con uno sguardo, parliamo pochissimo, però abbiamo tutti e due gli stessi obiettivi e la stessa strada da seguire. Gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città.